è pericoloso e non lo vogliamo. Punto. Signore, deve parlare solo il signor Eddie e questo qua, e nessuno più. Perché non chiamare il signore qua la persona. Si affidino a me. Sì, sì. Vabbè. Combinerò loro un servizio del quale non si scorderanno mai più. Come? Ci combinerà? Un servizio del quale non si scorderanno mai più. Sì, sì. Stiamo facendo capire il problema. Guardi, cioè, le sto sbagliando proprio. Intervisterai chi vuole, no? Comunque c'è a te. Poi dopo parliamo. No, ma se i giornalisti sono di proprietà privata, allora ditelo. No, ditelo. E questa è una cosa. Come mai? No? Tempo zero, sono usciti due progetti. Ma facciamo ancora di riprese un po' di voi qua fuori. Sono usciti due progetti su quest'area, uno di gestore anaerobico, l'altro è Deep Drilling Project, su dei suoli, in un'area, con dei suoli che andranno all'asta. Questo che beneficio porta ai cittadini? Guarda, quelli sono solo dei cittadini. Io conosco la situazione di Pignoli Futura, la conosco per aver lavorato così. Il problema non lo dire me, in questo momento sto cercando, il problema è che se noi mettiamo troppa carne a cuocere, chiaramente in un minuto di telegiornale, non è l'informazione su due, incominciamo a capire qual è il punto, man mano vediamo anche di chiamare un vulcanologo. Ma i vulcanologi, guardi, dico questo, noi ne abbiamo chiamati diversi, abbiamo fatto assemblee dove hanno partecipato, sia De Vivo, sia De Natale, d'accordo? Quindi noi il quadro l'abbiamo fatto, sono anni che lavoriamo su questa cosa, e abbiamo cercato anche un rapporto con le autorità, che ovviamente parlano di democrazia partecipata, ma assolutamente non ci ascoltano. Allora i punti sono due. Uno, il rischio a cui si sottopone la popolazione, che è una cosa di cui vorremmo che i cittadini fossero informati. Due, perché viene fatta questa operazione lì? Lì dovrebbe sorgere un parco urbano, si vanno a fare trivellazione, lì a dietro si vanno a prendere, si va a fare un impianto di gestione aerobica, al di là se contrari o d'accordo, bisogna capire perché, tutto quanto ora e tutto quanto lì. I suoli vanno all'asta, noi siamo cittadini, subiamo un danno diretto per il semplice fatto di fare quelle cose lì. Questa è la cosa da dire. Bene, io questa cosa la volevo dire ai cittadini. Poi i giornalisti, io vi saluto. No, io ora vi saluto, tu prima hai detto no. Tu prima hai detto lui no e ora mi fa. Non ho detto lui no, va là e poi va là. Prima dei giornalisti. Al via tra le polemiche il progetto di perforazione del supervulcano dei Campi Flegrei. I lavori di allestimento del cantiere dovrebbero iniziare lunedì, ma già stamattina davanti all'ingresso di Bagnoli Futura un centinaio di cittadini ha manifestato contro il cosiddetto deep drilling, che vuole trivellare il territorio fino ai margini del vulcano sotterraneo per tentare lo sfruttamento dell'energia geotermica. Troppo pericoloso, dicono i comitati civici aderenti al movimento Vanto e al laboratorio politico Iskra, che vogliono organizzare un presidio permanente per impedire l'inizio delle operazioni di scavo. E questi i servizi ce lo combina? Questo ce lo fa, il servizio ce lo fa. Faccia del disponente, la carrozza minacciata chiaramente.